Di qualità. Sì, sono contento. La presenza della Lega da sempre è più importante dopo il voto che prima del voto, quindi sono qua per ringraziare i calabresi della fiducia e per ringraziare la squadra della Lega che raddoppia. Avevamo una persona, adesso ne abbiamo due in ruoli importantissimi, il Presidente del Consiglio che gestisce i lavori per 5 anni e l'assessore alle politiche sociali e alla disabilità, alla famiglia, al volontariato, al terzo settore, che è un tema a cui tengo particolarmente, tanto che le ultime riunioni a Roma le ho fatte col Ministro per le persone disabili e stiamo lavorando a un fondo nazionale per l'autismo, giusto per fare l'ultimo esempio concreto. Quindi una squadra motivata e un partito che guarda avanti. Quanto le è dispiaciuto dover rinunciare alla vicepresidenza di Spirlì? Nino, non finirò mai di ringraziarlo per quello che ha fatto per la sua gente e avrà un ruolo determinante sia a livello calabrese che a livello nazionale. Poi noi siamo poco affezionati alle targhette, non so neanche chi è o chi sarà il vicepresidente onestamente. Abbiamo una delega importante come quella alle politiche sociali, al terzo settore, alla famiglia, alla disabilità e su Nino so che posso contare, quindi gli chiederò di continuare a occuparsi della sua Calabria ovviamente, ma gli chiedo una mano anche a livello nazionale. Lunedì ci sarà la seduta del Consiglio regionale, si attende un'altra nomina per la Lega, è venuto a dire anche questo. In che senso un'altra nomina? Voglio dire la designazione di La Presidenza del Consiglio regionale, sì, certo. Filippo è uomo d'esperienza e penso apprezzato da tutti, da tutte le parti politiche, quindi conto che non sia una nomina di parte o di partito, ma che sia una nomina di garanzia per l'intero Consiglio regionale, visto che in passato quella carica comportò qualche problema ai predecessori, mentre voglio pensare che sia una garanzia per tutti i calabresi. Il reddito di cittadinanza è cambiato, non è stato neanche rinnovato il contratto ai navigator, la Lega è stata anche un'altra inchiesta. Altri 9.000 indagati per truffa. Io ribadisco la posizione della Lega e su questo lavoreremo in aula. Garantire questo contributo a chi non può lavorare, disabili, invalidi, coloro che assistono, disabili o invalidi, però tagliare ai furbetti. Qua ci sono 9 miliardi e con una parte di questi 9 miliardi si possono fare tante altre cose, perché ormai siamo arrivati non a migliaia, ma penso a decine di migliaia di percettori che non ne avevano il diritto e soprattutto un disincentivo al lavoro, in Calabria come in Lombardia. Però è un disincentivo. Anche forte di unico reddito per tante persone che davvero ne hanno bisogno, forse più che l'assenza andava regolamentata in una maniera differente, anche la può essere un contributo temporaneo in attesa di tornare a lavorare. Non può essere un'assistenza a tempo indefinito senza nessuna offerta di lavoro. Non esiste. Così non esiste in nessun paese al mondo. Il ministro Morgese ha annunciato una nuova stretta, manifestazioni Novax, eccetera. Come commenta? Io sono per il diritto di chiunque a manifestare nel rispetto delle regole. Cioè, il ministro dell'Interno deve garantire che uno possa manifestare, se però io mi impegno a manifestare dalla piazza A alla piazza B e poi faccio qualcosa di diverso, ne pago le conseguenze. Non si tratta di limitare il diritto a manifestare, si tratta di far rispettare le regole. Mi sembra, fra rave party abusivi e assalti ai sindacati, che in quest'ultimo periodo il ministro dell'Interno non abbia esattamente sotto controllo la situazione. Senta, continuano gli sbarchi in Calabria. Appunto. Appunto, nel senso che più che vietare i cortei preferirei un ministro che vietasse gli sbarchi. Conto di andare, a proposito di controllo del territorio e dei confini e di rischi legati all'immigrazione clandestina, nelle prossime settimane in Polonia, perché ai confini dell'Europa sta succedendo qualcosa di pericoloso, estremamente pericoloso. Detto questo, Calabria e Sicilia non possono avere sbarchi fuori controllo. Io attendo da ormai 5 mesi un incontro col ministro Lamorgese, che si vede è impegnata a fare altro, però non è possibile. Ormai siamo quasi a quota 60.000. Quirinale di nuovo? No, Quirinale ne parlo a gennaio, non tiro per la giacchetta a nessuno, ne parlo più avanti. Sulla manovra ancora cosa c'è? No, vabbè, fatto una,
No, ci sono 8 miliardi di tasse da tagliare, bisogna vedere a chi. Per noi la priorità sono coloro che hanno più sofferto durante il Covid, penso ad esempio alle 300.000 partite IVA che hanno chiuso, quindi partite IVA, artigiani, commercianti, precari, piccoli imprenditori, liberi professionisti, che sono quelli che hanno sofferto di più. Quindi fra le priorità ne indico due: alzare la flat tax a 100.000 euro di fatturato e togliere l'IRAP alle partite IVA di persone fisiche singole, perché pagare la tassa sul lavoro anche quando perdi e non fatturi è qualcosa di non concepibile.